Kate Middleton ha ammesso di sentirsi isolata e tagliata fuori nella prima casa che ha condiviso con il principe William e il figlio maggiore, il principe George. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno visitato il Galles questa settimana per celebrare il giorno di San David, il santo patrono del paese. Come parte della loro visita, i due si sono diretti a Blaenavon HWB, un centro giovanile incentrato sulla comunità. Hanno chiacchierato con i giovani e hanno provato a cuocere una prelibatezza locale, le torte gallesi, mentre Kate, un'appassionata di cucina, ha accettato la sfida. Suo marito sembrava in difficoltà. Il viaggio dei Cambridge segna il loro ritorno nella nazione in cui hanno iniziato la loro vita matrimoniale insieme. Nel 2010, il principe si è trasferito ad Anglesey, nel nord del Galles, per il suo lavoro nella Royal Air Force. Kate, la sua allora fidanzata, si trasferì con lui pochi mesi dopo. La coppia reale ha affittato una remota fattoria fino al 2013 ed è considerata la prima casa del principe Giorgio. Il cottage con 4 camere da letto si trova nella tenuta di Bodorgan, di proprietà di Lord e Lady Merrick, e ha accesso a una spiaggia privata e viste mozzafiato sulla vicina foresta di Newbrow, sull'isola di Llandwyn e su Snowdonia. Punto. Dopo il loro grande matrimonio nell'abbazia di Westminster, la coppia desiderava ardentemente la privacy e si ritirò nell'idilliaca isola gallese. Lì hanno vissuto i primi anni del loro matrimonio proprio come una giovane coppia innamorata. Tuttavia, da allora Kate ha parlato di alcune delle lotte che ha dovuto affrontare mentre viveva ad Anglesey. Nel 2020, ha rivelato che a soli 2 anni dal loro matrimonio e poco dopo aver dato alla luce George, si sentiva isolata nella loro nuova casa. Secondo il Huffington Post, durante una visita a un centro per bambini a Cardiff, la duchessa ha detto: «Stavo chiacchierando con alcune mamme, avevo appena avuto George e William che stavano ancora lavorando con la ricerca e il salvataggio, quindi siamo venuti qui quando George era un bambino minuscolo, nel mezzo di Anglesey».